Bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video della Pixelmon Quest. Bentornati ragazzi, siamo a Boreduopoli, come potete vedere, e lì vedete anche una bicicletta. Sì, perché vi chiederete? Bene, andate a vedere il video di Gabbuso, trovate il suo canale ovviamente qua sotto in descrizione, che è un altro membro della Pixelmon Quest. E ragazzi, nel suo episodio abbiamo fatto una gara di biciclette che si è svolta da Scirocopoli, che è la città sua, e guardate qua quanto è veloce questa bicicletta. Wow, ce la porteremo sicuramente dietro anche per far più veloce alcune cose, ma non è quello di cui dobbiamo trattare oggi. Dobbiamo trattare delle nuove quest che ci sono al lab centrale, quindi direi di prendere l'ultravarco in modo tale da arrivare ai 10 soliti minuti, che ovviamente ragazzi mi raccomando arriviamo ai 10 minuti hashtag 10 minuti per sempre. Ovviamente questa è una meme della Pixelmon Quest. Direi di salire dell'ultravarco CT al lab, guardate quanto pratici siamo, oh mamma mia, e forse laggiù già si inizia a intravedere qualcosa. Come vedete ragazzi, se clicchiamo su questa settimanale, la quest ci dice di craftare una Beast Ball. La Beast Ball è proprio questa qua. Servono, come vedete, lapislazzo, glowstone e una Mega Ball. La Mega Ball dovremmo averla da qualche parte, e lapis anche, la glowstone non lo so, in caso andiamo nel Nether a dare un'occhiata. E di fianco troviamo anche due quest molto interessanti, che sono quella dei flauti, flauto luna e il flauto sole. Chiederete che cosa servono questi flauti? Beh, allora il nostro Solgaleo sicuramente una risposta ce la può dare. Non so se lo sapete, abbiamo aggiornato all'ultima versione, e nell'ultima versione Solgaleo e Necrosma e Lunala e Necrosma si possono combinare assieme, creare un'ultra creatura molto molto potente. Bisogna stare attenti, e praticamente questi flauti servono per unirli e per creare anche un ultravarco, quindi capirete pian piano nei prossimi episodi. Detto questo, allora oggi direi di craftare innanzitutto la Beast Ball, perché ci servirà per le ultra creature nell'ultravarco del quale vi stavo parlando prima. E in secondo luogo vi parlerò anche di quello che ho intenzione di fare prossimamente, sia a livello di Pixel sia a livello di serie del canale. Quindi ci vediamo al mio magazzino, vado a prendere le cose. Allora, come vedete, se andiamo qua possiamo prendere tutte le cose che ci servono. Abbiamo bisogno di 4 lapislazzoli, però ne prendo un bel po'. Della glowstone, vediamo, ne ho 12 pezzi interi, e di gluminite ne ho un po'. Facciamo una roba del genere, craftiamo, che so, arriviamo a 20, ma sì, arriviamo a 20. E poi le Mega Ball dovrei averle qua nello zaino, esatto, e tutte qua, perfetto. Direi di ritornare questa volta con il waypoint nel hub centrale. Se andiamo a mettere il crafting in questo modo, abbiamo bisogno quindi di 4 di queste, quindi facciamo una cosa del genere. 2000 years later. Ok, se io faccio una cosa così, eccola qua, abbiamo la Beast Ball. Devo farle uno per volta, ovviamente. E ok, direi di craftarne, non so, 5. Eccole qua, 5 Beast Ball per noi. Adesso direi di andare su con l'elevator, anzi andiamo giù con l'elevator e andiamo a riscattare la quest. Quindi mettiamoci qua e vinciamo un ditto e 2 vuoti della struttura. Perfetto, un ditto blu, carino, lo andrò sicuramente a mettere a casa. Ora andiamo a riscattare anche i codici, vediamo se ho altri. No, non ne ho. Side quest 1, side quest 2. Bene, perfetto, ne abbiamo 30, pari con Wither. Gabbo ne ha 38, aiuto. Intanto questa è la bambola, un ditto bello grosso. Ok, direi di tornare a casa nella nostra Boreduopoli. E visto che ci sono, se non ricordo male, si è girata la bici a caso, va bene. Qua abbiamo un piccolo Kikorita, ciao, perfetto. Andrei a mettere tutti questi trofei dentro alla sala dei trofei in questa casa. Tanto vi dico che questa serie comunque uscirà non tutte le settimane, come avete potuto anche d'altronde vedere. E quando... Dove sono finito? Una volta qui non ci stavano i cosi. Ah, wacky. Perfetto. O ho sbagliato caso o sono un deficiente fino all'osso. Qua non ho neanche gli elevator, non ho neanche i piani. Che fine hanno fatto le mie bambole? Oh, c'erano gli sgabelli con le bambole una volta. Oh, allora, un saltino. E dove va? Ah, ma non ci sono gli elevator che... Ciao Gabbo, ti voglio bene.
Mettiamo questo qui e questo qua per il momento. Guardate quanti poche bambole, quante cose abbiamo. C'è il Pikachu che si risplende nella finestra lì. Ok, guardate quante ne abbiamo, sono veramente tante e belle. E sicuramente le conserveremo per bene. Sono tutte le quest che abbiamo fatto. In fondo siamo arrivati a 30 punti anche grazie a quelle. Dicevo, questa serie uscirà non tutte le settimane come avete potuto vedere. Inizieranno due nuove serie, una serie delle CTM, ne devo fare una con Vicky perché abbiamo perso una scommessa nelle scorse live. E mi raccomando, anche la serie con il buon Nabbo, forse, chi lo sa, spoilerini, iniziano gli spoilerini. E però non vi dico che serie è, forse se avete seguito le live qualcosa potete capire, però chi lo sa, chi lo sa. Detto questo, ragazzi, vi dico anche che praticamente diciamo che la Pixelmon adesso, il buon Gab e il buon Wither non ci sono in questo momento, però usciranno sicuramente episodi multiplayer o sotto forma di live. Ditemi voi se preferireste delle live su Twitch o su YouTube. E ora che dire, abbiamo le Beast Ball, direi di andare magari a dare un'occhiata, anzi farei uno scherzo proprio al buon Wither, che ragazzi voi dovete sapere che il buon Wither è un po' distrutto in questo periodo perché il suo alimentatore è saltato per aria. Voglio prendere un cartello, ne ho proprio uno, e magari che so. Ma mi è sparita una Beast Ball. Dai. No, scusate. Allora. Ah, ma era lì. Ciao mamma, sono deficiente, dormo, voilà. Direi di prendere il nostro scalpello da qua e mettere pure le cose che non mi servono via. Perfetto. Ora andrei dal buon Wither, quindi a Petalipoli, e gli riempirei il magazzino tutto pieno di Mimoswine. Ragazzi, eccolo qua, abbiamo un Mimoswine giga enorme e io direi di metterne un altro di Mimoswine giga enorme. Come vedete, ragazzi, sto riempendo il signor Wither con dei Mimoswine giganti. Poi ovviamente, ragazzi, Wither vuole anche, ci tiene comunque all'armamentario della sua zona, quindi un bel Mimoswine non giga enorme magari, ma microscopico qua sopra, e un bel Mimoswine non giga enorme ma microscopico proprio qua sopra. Eccolo qua, guardate quanto figo, guardate quanto figo. Se vuoi salire al piano di sopra ti trovi ovviamente, che scherzi, un Mimoswine, questa volta piccolo però, lì che si incastra tutto. No, sapete che quasi quasi nano è meglio, forse proprio pigmeo, ma sì, dai, pigmeo. Sta piovendo, cosa non meglio di un bel Mimoswine giga enorme nella farma di pesca. Eccolo qua, perfetto. Con i tuoni ti trovi due bei signoroni Mimoswine di qua. Nico potrebbe essere stato qui. Ovviamente Wither non dubiterà mai di me dopo questo cartello. E ovviamente vi metterei gli ultimi due. Allora, Mimoswine microscopico qui, un Mimoswine microscopico di qua. Eccolo qua. Ragazzi, questo è il mega scherzo che ho fatto a Wither. Diciamo che, madonna, c'ha un po' di zanne, deve tipo fare lo slalom se no viene traforato dalle zanne di mammut. Povero Wither, va bene. Detto questo, ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Lasciate 30 like, arriviamoci per questo scherzo al buon Wither. Condividete il video con i nostri amici, ci vediamo alla prossima, è tutto. Ciao ciao!